Iniziare con l'audizione. Quindi saluto il direttore Ernesto Maria Ruffini, al quale do il benvenuto e che ringrazio per la presenza. Quindi, senza indugio, darei la parola al direttore, invitandolo a contenere la relazione illustrativa sul provvedimento in una ventina di minuti al massimo, anche al fine di lasciare adeguato tempo al successivo dibattito. Prego, direttore. Grazie Presidente, onorevoli commissari, vi ringrazio per aver fornito all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate di Riscossione, l'opportunità di intervenire su una tematica così rilevante in questo momento. Direttore, ci perdoni, non la sentiamo più. Un secondo soltanto. Ah, perché no? Perché mi dicono dagli uffici tecnici che ha messo mute. Ok, prego. Siete? Scusate. Allora, nel ripercorrere le principali tappe che hanno contraddistinto gli interventi normativi di carattere fiscale, focalizzerò l'attenzione su alcuni temi specifici che mi sono stati segnalati anche per inquadrare l'impegno sia dell'Agenzia delle Entrate che dell'Agenzia Entrate di Riscossione nel dare attuazione ai vari provvedimenti che sono stati emanati per agevolare il rapporto tra fisco e contribuenti proprio in questo contesto di emergenza epidemiologica. Nella relazione che ho fatto avere alle commissioni abbiamo inquadrato innanzitutto, ma questo evidentemente lo do per acquisito, tutti i provvedimenti normativi, il quadro normativo di riferimento che è interessato a questo periodo e anche i provvedimenti di carattere interpretativo che sono stati adottati ed emanati dall'Agenzia delle Entrate proprio per cercare di declinare nel modo più chiaro possibile nei confronti dei cittadini la portata dei provvedimenti adottati dal governo e dal Parlamento. Adesso mi concentrerò, col vostro permesso, su le principali tematiche. Innanzitutto le sospensioni che sono state adottate lato, diciamo, cittadini, lato contribuente. Con il decreto curitale, tra le misure più rilevanti per permettere alle imprese e ai lavoratori autonomi di superare difficoltà connesse all'attuale periodo emergenziale, l'articolo 62 del decreto curitalia ha introdotto una previsione generalizzata di sospensione degli adempimenti tributari derivanti dai versamenti diversi dall'effettuazione della ritenuta alla fonte della trattenuta dell'addizionale regionale e comunale. In particolare, per effetto di tale previsione, il regime di sospensione degli adempimenti tributari è stato significativamente ampliato sia dal punto di vista soggettivo, ricomprendendo tra i beneficiari tutti i soggetti aventi domicilio fiscale, sede operativa e sede legale del territorio dello Stato, sia sul profilo temporale, estendendo il periodo di sospensione agli adempimenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, fissando al 30 giugno la data per la loro esecuzione, senza sanzioni. Tra gli adempimenti tributari prorogati rientra anche la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendenti assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, nonché agli oneri detraibili e deducibili necessari per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilati. In relazione agli adempimenti connessi alla certificazione unica, chiediamo che al fine di consentire ai sostituti di imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali in conseguenza ai disagi derivanti dall'emergenza, nel contempo per permettere a cittadini e soggetti che prestano assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, il termine entro il quale gli stessi devono essere eseguiti è stato ulteriormente prorogato dal decreto liquidità dal 31 marzo al 30 aprile. Resta confermato al 31 ottobre, ovvero il 2 novembre, perché sono due giornate più festive, il termine per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilati. La sospensione avrà anche per le scadenze relative alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione IVA annuale. La sospensione dei termini degli adempimenti tributari si applica anche alle scadenze dei termini per la dichiarazione degli atti privati in termine fisso. Rientra nella sospensione anche il termine della presentazione delle dichiarazioni successive. Mentre, vado spedito col decreto liquidità, sono state introdotte ulteriori misure di sospensione finalizzate a salvaguardare i contribuenti dalla crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Tra le misure previste dal decreto,
Allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio prima casa è stata predisposta la sospensione nel periodo compreso 23 febbraio e 31 dicembre dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa, dell'acquisto della prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa stessa. Abbiamo chiarito che tra gli adempimenti sospesi non rientra quello relativo all'emissione delle fatture, in quanto questo documento è funzionale all'esercizio da parte degli acquirenti di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti, si pensa alle. Adesso invece veniamo alla sospensione dei versamenti che più forse interessa il lato contribuente. I primi interventi normativi anche allo scopo di agevolare i contribuenti e le imprese penalizzate dagli effetti dell'emergenza coronavirus fin dall'inizio sono stati adottati nella previsione della sospensione dei versamenti fiscali. Nella fase iniziale, ricorderemo tutti, l'emergenza, in cui l'epidemia e le relative misure di contenimento erano ancora circoscritte a pochi territori, l'attenzione è stata rivolta soprattutto a quei territori e settori economici direttamente coinvolti. In particolare sono stati sospesi i versamenti contributi previdenziali e premi per i contribuenti degli 11 comuni delle regioni Lombardia e Veneto situati nella cosiddetta zona rossa. Per le imprese anche turistico-ricettive, le agenzie di viaggio, turismo e turoperetto sono stati sospesi i versamenti operati sulle reti di lavoro dipendente, quelli relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali. Con il decreto Critali, invece, con il diffondersi dell'epidemia e l'adozione di misure di contenimento a livello nazionale, andiamo quindi progressivamente alla situazione che si è andata evolvendo nel nostro paese, anche la sospensione dei versamenti è stata ampliata per includere tutte le imprese operanti nei settori più colpiti dalla crisi, a prescindere dall'area geografica del paese. In particolare, per tali soggetti sono stati sospesi versamenti delle ritenute operate su reti di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e premi, in scadenza nei mesi di marzo-aprile e dell'IVA in scadenza nei mesi di marzo. Inoltre, specifiche misure sono state dedicate agli operatori economici di minore dimensione a prescindere dalla colorazione geografica dell'attività svolta. In particolare si tratta degli esercenti di attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2.000 euro, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione delle ritenute operate sulle reti di lavoro dipendente, potenziali, premini e IVA in scadenza nel mese di marzo. Infine, è stata dedicata attenzione ai territori più colpiti dall'epidemia attraverso sospensione invece dei versamenti in autoliquidazione in scadenza del mese di marzo, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi per gli operatori economici delle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Con il decreto liquidità, a seguito del protrarsi del lockdown e della sostanziale inattività che ha interessato larga parte del tessuto economico nazionale, è stato ritenuto opportuno non condizionare la sospensione dei versamenti alle caratteristiche soggettive degli operatori, dimensione, abbiamo visto prima i 2 milioni, settore, abbiamo visto quelli relativi al settore turistico alberghiero, o area geografica, che era relativa alle zone rosse, per supportare invece coloro che avevano subito una riduzione significativa del fatturato e dei corrispettivi. A tal fine, il decreto di liquidità ha sospeso i versamenti in autoliquidazione delle ritenute operate su reti di lavoro dipendente e dell'IVA, nonché i termini di versamenti dei contributi previdenziali e dei premi in scadenza nei mesi di aprile e maggio. La sospensione di questi versamenti può essere applicata a prescindere dalla collocazione geografica, come dicevo poc'anzi, e dal tipo di attività svolta nei confronti di soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo-aprile del 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Ovvero, oppure, dei soggetti di maggiori dimensioni, quindi quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione è applicabile a condizione che la riduzione del fatturato dei corrispettivi nei mesi indicati sia stata almeno pari a 50. Precisiamo che la sospensione dei versamenti sopra descritta può essere applicata per i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020, nel mese di maggio 2020, oppure in entrambi i mesi se ne ricorrono le condizioni. I versamenti sospesi dal decreto di liquidità sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione, ovvero fino a un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno. Il decreto di liquidità contiene inoltre anche disposizioni in tema di versamenti per sostenere cittadini e imprese, ovvero i versamenti in scadenza a 16 marzo da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali assistenziali e ai premi INAIL, sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020.
Il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatturazioni elettroniche può essere effettuato per fatture emesse il primo trimestre solare se l'importo è di 350 euro insieme a quelle per il secondo trimestre e quelli invece di primi due trimestri solari se sempre se l'importo è inferiore a 350 euro unicamente l'imposta per il terzo trimestre. L'effettuazione dei pagamenti chiesti con le comunicazioni degli esiti di controllo automatizzato, i cosiddetti avvisi bonari, anche nell'ipotesi di pagamento rateale in corso inviato ai contribuenti prima dell'inizio della fase emergenziale, è stata normativamente sospesa dal 21 febbraio al 31 marzo, limitatamente ai contribuenti interessati alla disposizione sulla sospensione generalizzata dei versamenti, quindi sono le cosiddette zone rosse. La medesima sospensione invece non è prevista dalle successive disposizioni del DL 18 e del DL 23 del 2020. La sospensione generalizzata dall'8 al 31 marzo al 31 maggio riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, mentre le altre disposizioni sulle sospensioni dei termini dei versamenti per taluni categorie di contribuenti che rientrano nei requisiti previsti dalla norma hanno per oggetto specifici di imposte contributi. Parliamo di ritenuta alla fonte, trattenuta addizionale regionale e comunale, IVA, contributi presenziali e assistenziali. Mi sentite voi? Sì, sì, la sentiamo. Sì. Grazie. Sì. La disposizione, scusate, ho perso il filo. Riguarda gli uffici. Vedo più. Ogni tanto non vi vedo se scomparite. La disposizione di cui l'articolo 67 riguarda gli uffici degli enti inquisitori, prevedendo la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini di attività di liquidazione, controllo, accertamento e discussione contenzioso da parte degli uffici, ma non prevede la sospensione dei termini di pagamento degli importi richiesti con le comunicazioni precedentemente inviate al contribuente. La sospensione poi dell'articolo 68 riguarda i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e non può applicarsi alle comunicazioni degli esiti dell'esame, cioè gli avvisi bonari. Veniamo alla sospensione dei termini di pagamento invece dei carichi affidati all'agente della riscossione. Fino adesso abbiamo trattato la sospensione di quello che è relativo all'agenzia delle entrate. Con il DL 9 del 2020 sono state introdotte le prime urgenti misure di sostegno a connesse alle emergenze epidemiologiche, tra le quali la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli enti creditori all'agente di riscossione per i cittadini e le imprese che alla data del 21 febbraio 2020 avevano residenza in zona rossa. Successivamente, con l'obiettivo di ampliare il perimetro applicativo all'intero territorio nazionale, l'articolo 68 ha disposto le seguenti misure con impatto sul termine di pagamento dei carichi già affidati alla riscossione, quindi parliamo di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi e alle connesse attività di recupero, prevedendo sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti dalle cartelle di pagamento di riscossione in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, i cui pagamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno. Differimento al 31 maggio dei termini del pagamento della rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio e della rata in scadenza il 31 marzo, di quella cosiddetta salda stralcio. C'è poi una semplificazione che rilascio al documento che vi ho inviato. È stato poi previsto dal decreto Curitalia, articolo 83, una serie di disposizioni volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali, prevedendo un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini dei procedimenti civili, penali, tributari e militari, poi ulteriormente prorogato per effetto delle modifiche introdotte al decreto liquidità all'11 maggio 2020. Per effetto di questa disciplina sono rinviate d'ufficio le udienze delle commissioni tributarie che avrebbero dovuto attenersi nel periodo 9 marzo 2020 fino all'11 maggio, ad esclusione di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come ad esempio i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze, genere di punizione, procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato e così via, che sono a tutela anche dei contribuenti. Le altre misure adottate dai provvedimenti in commento, cioè cautelare e decredibilità, riguardano provvedimenti a sostegno di imprese e lavoratori in incentivi fiscali, tra i quali vogliamo ricordare il credito d'imposta per botteghe e negozi previsto da Curitalia e riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa
nella misura del 60% della montata del canone di locazione relativo al mese di marzo per immobili entrati nella categoria catastale C1. Il credito d'imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro che viene riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione per il credito d'imposta 2020 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, al fine di, e quindi sostanzialmente le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, includendo anche le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali, quali le mascherine chirurgiche, i guanti, i visieri di protezione, gli occhiali protettivi. Altre misure agevolative previste dal decreto Cura Italia sono quelle di un premio per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori dipendenti che possiedono un reddito di lavoro complessivo dell'anno precedente non superiore a 40.000 euro, un premio pari a 100 euro che non concorre alla formazione del reddito, che è riconosciuto dal sussidio di imposta a partire dalla retribuzione corrisposta anche nel mese di aprile. Tra le misure volte a incentivare il finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione d'emergenza, è stata riservata anche una partita disciplina alle regolazioni liberali in denaro in natura destinate a tali fini con un trattamento fiscale in deroga a quanto previsto nei principi generali, in particolare prevedendo ai fini dell'imposta sui redditi la deducibilità di tali erogazioni in denaro e la non tassazione del valore dei beni trattamenti che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente. Mentre ai fini dell'imposta sui redditi viene consentito l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA sui beni donati, l'eccezione gratuita non è gravata. Con il decreto di liquidità, da ultimo, è stato previsto che i farmaci ceduti, parliamo ad uso dei farmaci ad uso compassionevole, i farmaci ceduti ai fini dell'imposta diretta non si considerano destinati a finalità estranee dell'impresa, mentre i fini dell'IVA sono assimilati a beni distrutti. Si da garantire comunque l'esercizio del diritto alla detrazione di pagata su questo. Adesso c'è un tema, ditemi voi se di interesse della Commissione, che mi è stato sottolineato, che è un tema già conosciuto da questa Commissione, relativo alla composizione del magazzino dell'Agenzia dell'Entrata e dell'Escursione ex Equitalia, in quanto l'articolo 68 del decreto Cura Italia è intervenuto sui termini per la presentazione della comunicazione di esigibilità, prevedendo una tempistica specifica in deroga a quella ordinaria triennale per i ruoli consegnati nell'anno 2018-2019-2020. Quindi scadenza dei termini di presentazione è ora stabilita entro il 31 dicembre del 23, del 24 e del 25 prossimi. Si rammenta a tal proposito che le precedenti disposizioni normative avevano già disegnato la tempistica di presentazione delle comunicazioni di esigibilità per i ruoli affidati fino al 2017. Prevedendo una serie di tempistica che va avanti negli anni, partendo dal più recente al 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 e così via. Allo Stato, con questo meccanismo di rinvio costante delle comunicazioni di esigibilità, è evidente che l'Agenzia di Entrata e Riscossione non può smaltire il magazzino dei ruoli il cui primo anno è il 2000, quindi dal 2000 al 2019 continua ad aumentare, di tal che continua anche a aumentare il controvalore dei ruoli esistenti consegnati in Agenzia di Entrata e Riscossione. Allo Stato, al 31 dicembre 2019, i ruoli consegnati all'agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 ammonta quelli ancora su cui vi è lavorazione, quindi già al netto di quelli già incassati, di quelli sgravati, di quelli per i quali sono stati emessi i provvedimenti di annullamento, nonché quelli che sono stati annullati per provvedimenti normativi, come ad esempio la parte di sanzioni, interessi, relative alle varie rottamazioni. Quindi la parte residua, al netto di quella, è di 954 miliardi di euro. Di questi importi, l'83% è relativo a crediti erariali e quindi agenzie entrate, dogane, monopoli, demanio e altre. Per il 13% riguarda beni di natura contributiva e previdenziali affidati dall'INPS e dall'INAIL, poco meno del 2% dai comuni e per il restante parte invece da altri enti impositori come regioni, casse di previdenza, eccetera.
con riferimento alla composizione di questo magazzino, si passa il termine magazzino, per le diverse fasce di debito dei soggetti debitori, rileviamo che il 45% dei contribuenti ha debiti residui inferiori a 1.000 euro, quindi dei contribuenti che hanno importi iscritti a ruolo che sono gestiti da agenzie di riscossione. Il 32% ha debiti residui da 1.000 a 10.000 euro, il 17% da 10.000 a 100.000, il 3,9% da 100.000 a 500.000, l'1,3% superiore a 100.000. Di questi 954,7 miliardi, 153 sono dovuti da soggetti falliti e quindi difficilmente esigibili, 118,9 miliardi da persone decedute in imprese cessate, 109 miliardi da nullatenenti in base ai dati risultanti dall'analisi tributaria, 68,8 miliardi riguardano debitori nei confronti dei quali l'attività è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori in forza di sentenza delle autorità giudiziarie. Al netto di questo risultano ancora 14,7 miliardi oggetto di rateizzazione in corso, 410 miliardi relativi a debitori nei confronti dei quali sono state già svolte azioni esecutive o cautelari che non hanno però consentito il recupero integrale del loro, 79,6 miliardi comprensivi di posizioni per le quali, in ragione delle norme a favore dei contribuenti, parliamo della soglia minima di iscrizione ipotecaria, impegno ereditario della prima casa, limiti di attività di professionali e così via, sono inibite o limitate le azioni da parte dell'agenzia di riscossione. L'anomalo valore complessivo del magazzino dell'agenzia di riscossione è essenzialmente dovuto alle ripetute proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di iscrizione, intervenute fin dai primi anni 2000. Tale proroga hanno determinato l'accumulo di crediti nelle contabilità degli enti creditori e per la gente di riscossione un incremento della stratificazione del magazzino dei carichi da riscuotere, con l'onere di doversi spesso trovare a ripetere per il recupero di carichi riferiti allo stesso debitore, ma affidati in tempi diversi anche da più enti creditori, le medesime azioni di recupero attivo che già in precedenza non hanno consentito di riscuotere integralmente il debito. Veniamo alla parte relativa alla sospensione di attività da parte delle due agenzie, Agenzia di Entrata e Agenzia di Entrata di Riscossione. Il decreto Qualitalia ha introdotto, tra le altre misure, quelle di sostegno ai contribuenti, prevedendo la sospensione delle attività di riscossione, liquidazione e accertamento da parte dell'Agenzia di Entrata e dell'Agenzia di Riscossione. In particolare, relativamente all'Agenzia delle Entrate, il decreto, parliamo del Qualitalia, aveva previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I termini relativi alle attività di liquidazione, controllo e accertamento di discussione contenzioso, disponendo la proroga biennale dei termini di prescrizione di cadenza in scadenza al 31 dicembre 2020. E di questo vorrei soffermarmi più avanti. La finalità perseguita dalla originale formulazione della norma, come individuata anche nella versione legislativa, era quella di distribuire la notifica di atti di accertamento da parte degli uffici in più ampio lasso di tempo, al fine di evitare la concentrazione di notifiche dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del debito. L'Agenzia di Entrate, in questa prospettiva, gente la norma che prevedeva la proroga dei due anni, ha tenuto conto anche di questa proroga, ha sospeso attività di controllo, attività di accertamento, attività di liquidazione e attività di riscossione. Parliamo dell'attività di riscossione dell'Agenzia Entrate, quindi la formazione di ruoli che viene poi consegnata all'Agenzia Entrate di Riscossione, che è quella che attua e mette in esecuzione i ruoli. Mentre l'Agenzia Entrate di Riscossione, l'articolo 68, ha disposto per l'Agenzia la sospensione fino al 31 maggio dell'attività di notifica di nuove cartelle di pagamento degli atti di riscossione, tra i quali quelli connessi alle azioni di riscossione. Tra le attività sospese, ritornerò sulla proroga dei due anni, sono di interesse. Tra le attività di sospese dell'Agenzia di Entrate sicuramente fin dall'inizio della fase iniziale la sospensione dell'invio nei confronti dei contribuenti degli atti conseguenti alle varie tipologie di controllo, tra cui le comunicazioni degli esiti di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Tale sospensione, pur non essendo espressamente inizialmente prevista dalle disposizioni normative, è stata attuata per non porre ulteriori adempimenti a carico del contribuente. Così l'Agenzia delle Entrate, da fine
febbraio 2020 ha sospeso l'invio di 300.000 lettere di compliance per riscontri delle comunicazioni privati che IVA, di 250.000 comunicazioni di irregolarità in settori che derivano da controlli automatizzati. Per quanto concerne anche questo, sono di interesse della Commissione le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell'inizio della fase emergenziale. Non vi è stata nessuna disposizione normativa che sospenda il pagamento delle somme dovute dai contribuenti, salvo per quei contribuenti che residenti nella zona rossa. Pertanto, anche durante questo periodo, i contribuenti dovrebbero effettuare in unica soluzione formale attuale i versamenti dovuti in base alle comunicazioni precedentemente. Questo su base normativa, non per scelta dell'agenzia. Sospensione dell'attività di controllo accertamento, sempre da parliamo di attività dell'Agenzia delle Entrate, il decreto Curitalia ha disposto la proroga, prima facciamo riferimento, di biennale dei termini di prescrizione e decadenza anche di questo tipo di attività, e in tale prospettiva ha sospeso l'attività di liquidazione, controllo e accertamento di circa 15.000 accertamenti ordinari, 200.000 accertamenti parziali automatizzati e poco meno di 5.000 scusate, procedimenti. Per quanto riguarda invece l'agenzia di riscossione, sono stati sospesi soltanto nei mesi di febbraio e marzo, perché poi non sono stati consegnati nuovi ruoli per quanto riguarda aprile e maggio, ma sono numeri similari, circa 2 milioni e mezzo di atti della riscossione. Si tratta in particolare di 1.600.000 avvisi di intimazioni interruttive della riscossione, 200.000 avvisi di intimazione propedeutici e azioni di riscossione, 75.000 atti di miglioramento presso terzi, 250.000 comunicazioni di preavviso di fermo amministrativo, 350.000 sollecitazioni. Veniamo alla parte relativa. Questa fino adesso abbiamo visto come le norme hanno comportato una serie di sospensioni di adempimenti da parte dei contribuenti e una sospensione di attività da parte sia dell'Agenzia delle Entrate sia dell'Agenzia delle si avvicina al termine del 31 maggio e quindi si inizia a vedere cosa dovranno fare agenzie di entrate e agenzie di riscossione per perimetro normativo in cui si muovono, posto che le sospensioni prevedono la sospensione fino al 31 maggio. Veniamo all'agenzia delle entrate. Occorre rilevare, per quanto riguarda l'agenzia di entrate, che la proroga dei 2 anni è stata sostanzialmente eliminata con l'approvazione del maxi emendamento al Senato, prevedendo l'esclusione di questa proroga di 2 anni originariamente prevista per i termini di scadenza dell'agenzia entrate. E questo è un tema. L'altro tema invece è che il 31 maggio è l'ultimo giorno che sono sospesi per l'articolo 68 dell'Italia i termini di invio delle cartelle da parte. Si rende quindi necessario verificare quali sono le attività che andranno ad essere compiute dal primo giugno, sia per agenzie entrate sia per agenzie entrate. Per quanto riguarda agenzie entrate, termini relativi alle attività andranno in scadenza dal primo giugno al 31 dicembre e dovrà procedere alla notifica di circa 3,7 milioni di atti e comunicazioni entro la scadenza del 2020. Agenzie entrate. A questi si dovranno aggiungere, sempre entro il 31 dicembre 2020, altri 4 milioni e 8 di atti e comunicazioni che sono diretti a consentire ai contribuenti di sanare errori con il pagamento di sanzioni ridotte prima dell'emissione dell'atto, evitando peraltro il maturare di interessi. In prospettiva, quindi, dal 1 giugno al 31 dicembre sono circa 8 milioni e mezzo di atti che dovranno essere notificati. A questo riguardo, meglio illustrare la proroga di 2 anni originariamente prevista, vorrei risottolineare la circostanza che quella proroga di 2 anni non è una proroga di 2 anni che è stata percepita solo come una proroga favorevole a un ampliamento dell'attività dell'Agenzia di Entrate. L'Agenzia di Entrate è in grado perfettamente di notificare tutti gli atti in scadenza entro il 31 dicembre 2020. La scelta non sta all'Agenzia delle Entrate se fare questo o se si vuole dare maggior tempo ai contribuenti per poter poi adempiere agli atti che verrebbero comunque notificati in assenza di altri provvedimenti.
La prova di domani serviva a dare all'agenzia di entrata la possibilità di notificarli anche dopo, e quindi sostanzialmente dopo il periodo di emergenza epidemiologica. In assenza di quella proroga o con proroghe inferiori, l'agenzia di entrate, per il perimetro normativo in cui si muove, procederà a notificare 8 milioni e mezzo di atti nei confronti dei contribuenti. Dopodiché i contribuenti vedranno arrivare 8 milioni e mezzo di atti. Non so se questa è la volontà, ma questa è attualmente il perimetro normativo in cui si dovrà muovere l'agenzia di entrate. L'agenzia di entrate in discussione invece fino al 31 maggio 2020 sospende l'attività di invio e dal 1 giugno dovrà riprendere l'attività di invio delle cartelle di pagamento, e quindi non c'entra nulla la prova di due anni, perché l'agenzia di entrate in discussione aveva l'articolo 68, mentre l'agenzia di entrate l'articolo 67, rinviando entro quest'anno tutte quante le cartelle che sono mano a mano formate dagli enti depositori, cioè i ruoli che sono formati dagli enti depositori nei confronti dei contribuenti. Sono, per quanto riguarda quelle già sospese a febbraio e marzo, sono circa 1 milione, i conti sono presto fatti fino a dicembre, quante altre cartelle andranno a essere notificate sul territorio nei confronti dei contribuenti. Questo per chiudere il tema della ripresa delle attività, non che l'agenzia dell'entrata o l'agenzia dell'istruzione vogliano fare entro quest'anno o che volessero fare entro 2 anni, ma quelle che in base al perimetro normativo e quindi al quadro di riferimento devono fare entro quest'anno e sono in grado di fare entro quest'anno, non hanno bisogno di 2 anni più per poter portare. Per quanto riguarda invece, se di interesse di questa commissione, queste commissioni, gli aspetti organizzativi interni che hanno anche un impatto fronte dei contribuenti, occorre rilevare che al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la continuità dell'azione amministrativa sono stati adottati provvedimenti indirizzati verso la riduzione della permanenza in ufficio dei dipendenti di entrambe le agenzie, attivando forme di lavoro agile come modalità di lavoro ordinario, così come è stato fatto negli altri uffici della pubblica amministrazione. In tal senso sono state fornite indicazioni specifiche tese ad assicurare che la presenza dei dipendenti fosse limitata solo al tempo necessario per concludere l'attività non realizzabile. Per quanto riguarda l'agenzia di entrate, è stata garantita l'apertura al pubblico di uffici, seppure con orario limitato, solo per alcuni giorni della settimana e con criteri di turnazione del personale addetto per consentire la fruizione di servizi da rendere in presenza, come nel caso degli atti relativi alla conservazione dei registri immobiliari. Il personale degli uffici, pari a circa 28.000 addetti all'inizio di marzo, cioè quelli che sono normalmente in presenza negli uffici aperti al pubblico, si è ridotta progressivamente nelle settimane successive fino a raggiungere dopo il 16 marzo circa 3.000 addetti, con una media di presenza inferiore al 10% dell'organico complessivo. In tale scenario, ad eccezione dei periodi in cui sono state disposte temporanee chiusure per la sanificazione degli ambienti a seguito di presenza di casi sospetti, a comune sono stati comunque garantiti all'utenza tutti i servizi da remoto. Tutto questo è stato possibile implementando in tempi brevissimi soluzioni tecnologiche che consentono quindi al personale dell'agenzia di entrate di collegarsi sostanzialmente al proprio computer d'ufficio da remoto, non essendo necessaria la loro presenza. Per quanto riguarda l'agenzia di entrate di discussione, anche questa, grazie al potenziamento dell'infrastruttura informatica, è stata progressivamente estesa la modalità di lavoro agile, già introdotto con l'ultimo contratto collettivo e per un numero ovviamente ridotto di addetti, e alla data del 16 marzo circa 6.000 addetti, 7.500 del personale dell'ente opera quotidianamente da remoto, collegandosi in modalità virtuale con la propria stazione di lavoro. Il restante personale accede comunque alla web mail o garantisce servizi in presenza sulle sedi di lavoro. Successivamente i provvedimenti contenuti nei decreti con Italia che hanno previsto la sospensione delle attività di discussione, oltre che dei termini di pagamento di cartelle, hanno creato le condizioni per la chiusura al pubblico degli sportelli di agenzie di discussione disloccati su tutto il territorio nazionale dal 18 marzo fino a fine lockdown. Per quanto riguarda i servizi che vengono resi nei confronti dei contribuenti a distanza, che sono stati anch'essi potenziati, da un lato abbiamo la possibilità, prima non esistente, sia in agenzie di entrate sia in agenzie di entrate di discussione, sostanzialmente di avere la quasi totalità, ma sostanzialmente la totalità del personale dipendente che è collegarsi alla propria postazione di lavoro dell'ufficio da remoto e rendere ugualmente i servizi all'agenzia e ai contribuenti da remoto.
Dall'altra abbiamo invece sempre da parte degli interlocutori che si collegano appunto con i loro sistemi informatici, servizi che vengono resi anche ai cittadini. Per garantire quei servizi e contribuire quindi anche da parte nostra alla tutela della salute pubblica nel rispetto delle indicazioni del governo. E così abbiamo adottato misure per ridurre al minimo l'accesso fisico presso gli edifici, limitando ogni situazione di possibilità. Sono stati potenziati i canali alternativi di contatto diretto con i primati, con i social media e anche con le telefoniche, le sezioni di assistenza multicanale e delle. Si è constatato che pur in presenza di un'ampia offerta di servizi disponibili sul canale telematico e telefonico, la protezione all'accesso fisico si mantiene strutturalmente elevata, come richiesta dei cittadini. Nel 2019 sono stati 10 milioni. Per riorientare questi comportamenti e agevolare la fruizione dei servizi a distanza, sono state introdotte nuove modalità semplificate sia per l'accesso ai servizi che per la successiva lavorazione. Le nuove modalità hanno riguardato attività fondamentali da garantire in una situazione straordinaria. Si tratta quelle di, se che vengono rese da remoto, di lavorazioni e pagamenti e rimborsi fiscali, rilascio codice fiscale nati o quelli per comprovata urgenza, anche in questa fase particolare, nonché attribuzione della partita IVA, rilascio di certificazioni, di carte, attestazioni, ricezione degli atti presentati per la registrazione, prese in carico di dichiarazione di successione, accettazione di formalità dei servizi immobiliare, adempimenti connessi alle misure fiscali di sostegno alle comunità previste dal decreto comunitario, valutazioni immobiliari, sempre connesse ai provvedimenti del decreto comunitario. Sono state introdotte quindi specifiche modalità semplificate di richiesta per ciascun servizio vari in questo periodo emergenziale, diretta a privilegiare la relazione a distanza per i telematici o per tramite contatto telefonico. In linea generale, la domanda di servizi, se stabilita con un contribuente, possa presentare via email, PEC, telematici dell'Agenzia Centrale, la richiesta corredando le documentazioni necessarie. Analoghi servizi, vado veloce per non togliere tempo che mi è stato concesso, sono stati previsti per l'agenzia di discussione e sono quelli tipici di questa agenzia, come la possibilità per il cittadino di controllare la propria posizione o effettuare richieste nei confronti dell'agenzia. Ulteriori semplificazioni in via amministrativa sono state date agli uffici sempre per garantire la minor presenza possibile e la rotazione delle persone che ancora sono le quali è necessario recarsi in ufficio. Oggi, ad esempio, qualcuno di quelli che consentono questa connessione. Sono state fornite indicazioni agli uffici dell'agenzia di sospendere quindi tutta una serie di attività che invece prevederebbero la presenza in ufficio o presso il. Io sono andato veloce, signor Presidente, per tanto lascio agli atti la relazione che avevamo preparato con tutti i colleghi delle due agenzie per lasciare a voi, se ritenete, altre richieste di maggior chiarimento che semmai nella fretta non sono riuscito a soddisfare. Io la ringrazio, direttore, per la complessa ed esaustiva esposizione fatta. In particolare la vorrei ringraziare per i dati che ci ha fornito sul cosiddetto magazzino crediti di Ader, che lei sa perfettamente che per noi è un tema molto sensibile per la nostra commissione, e anche per il chiarimento che ha poc'anzi fatto sulla proroga dei 2 anni, che appunto vede questa platea di 8 milioni e mezzo di atti da notificare. 8 milioni e mezzo, Presidente, se mi consente, soltanto di agenzie delle entrate, agenzie di entrate e escursioni, che però non era in vista della proroga, invece sono molti ma molti entro il 2015. Io ci tenevo soltanto a precisare che non era un termine di cui noi abbiamo bisogno per la nostra operatività, era un termine, peraltro previsto da una norma, era un termine a tutela del contribuente. La ringrazio. Allora, ma detto questo, abbiamo un numero corposo di interventi, quindi di colleghi che si sono prenotati per esternare i loro quesiti. Pertanto io li invito ad essere davvero sintetici e stringati. C'è già per me la Presidenza un elenco di richieste, pertanto iniziamo subito, dando la parola... Scusate. Dando la parola al collega Bitonci, prego.
Presidente, sì sì ci sono, eccomi, grazie Presidente, grazie Direttore, io la voglio riportare sul suo intervento, soprattutto per quanto riguarda la sospensione dei termini processuali anche tributari all'articolo 83 della Cura Italia, evidentemente c'è una lacuna che è assai rilevante con riferimento proprio ai processi tributari, laddove non chiarisce la cumulabilità di tale termine di sospensione con il maggior termine di 90 giorni in aggiunta degli ordinari 60, previsto per lo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione fra contribuenti e amministrazione finanziaria. Questa è una lacuna assai grave, in quanto costringe i difensori tributari a notificare in via del tutto prudenziale i ricorsi nei termini ordinari, abbandonando i procedimenti di adesione in corso. Da ciò ne deriva un duplice effetto negativo, un ulteriore ingolfamento delle commissioni tributarie e l'impossibilità per i contribuenti di chiudere accordi di tipo vantaggioso con il fisco. Quindi le chiedo, dottor Ruffini, se può chiarire questa particolare istanza, magari anche attraverso una circolare per cercare di colmare questa evidente lacuna, chiarendo che i termini sono cumulabili in linea anche con decisioni prese in precedenza. Poi mi prendo ancora un minuto perché le voglio fare anche una seconda domanda di tipo più generale. Lei prima ha parlato di questo immenso, diciamo, magazzino fiscale di contenzioso che ovviamente tiene conto sia del contenzioso di carattere tributario, come anche le liti pendenti e il grande magazzino fiscale. Lei non pensa che sia opportuno, al di là delle sospensioni, riaprire i termini di quella che è stata chiamata due anni fa la pace fiscale, cioè la rottamazione terra e il saldo stralcio per l'anno che è rimasto escluso, che è il 2018, perché capisco ovviamente quella che è la riscossione corrente e anche dell'anno 2019 e dell'anno 2020, ma per quanto riguarda il 2018 che è rimasto fuori, ecco, cosa ne pensa di questo e anche delle altre misure che potrebbero essere deflattive del contenzioso, perché questo è un tema estremamente delicato e con questo momento difficile di crisi economica, dove aumenterà a dismisura il contenzioso, attuare delle politiche importanti di contenimento e di deflazione del contenzioso e di chiusura dei contenziosi pendenti potrebbe essere anche un importante aiuto alle famiglie e alle nostre imprese. Grazie ancora. Grazie collega, ci sono intervenire per rispondere a queste prime due domande. Direttore, se possiamo procedere con questa modalità, chiediamo un numero di interventi pari al 3-4 e poi può replicare. Va bene, se per lei va bene. Delle altre domande. Va benissimo. Allora, ha chiesto di intervenire il collega Martino. Collega Martino, è in collegamento? Mi sentite? Sì, sì, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno Direttore. Senta, io sarò breve e sarò, diciamo, nel solco di quello che nell'ultima parte dell'intervento del collega Bitonci. Diciamo che in questa fase così complessa, diciamo, dell'economia, immaginare un deconsolidamento del magazzino secondo noi è una cosa importante. E a parte, diciamo, i termini, perché sostanzialmente poi la sostanza è quella di sgravare, diciamo, situazioni che si sono, diciamo, ormai incrostate negli anni, anche come proposta di legge io ho presentato, diciamo, nelle settimane scorse una proposta di legge che non si vergogna di utilizzare il termine condono, perché insomma a volte si cambiano i termini ma la sostanza rimane la stessa, dove si immaginano tre sostanziali opportunità per il contribuente. Una parte, e quindi chiedo a lei un parere rispetto, diciamo, a quello che può essere come questo strumento, se utile dalla visione dell'Agenzia delle Entrate. Una parte, la possibilità di sgravare pagando tutto il pregresso entro ottobre, sgravando il 40%.
una parte, quella di pagare in 5 anni sgravando un 20%, e una parte quella di allungare, diciamo, lo stock dando una rateizzazione particolare, quella di andare oltre 10 anni, cioè avere una rateizzazione a 20 anni per permettere di pagare tutto con interessi, ma avere, diciamo, un percorso, una prospettiva, diciamo, di durata che oggi, con l'incertezza che c'è all'interno anche di questa crisi, può essere utile. Sostanzialmente io faccio sempre l'esempio di quello che è successo con la Lazio, no? Oggi, al netto, diciamo, dei vari tifi, quella società è tuttora una società che è diventata sana perché ha avuto la possibilità di spalmare in un tempo molto lungo un debito importante e che quindi con una gestione sana è riuscita a pagare il corrente e, diciamo, dilazionando, mettersi in regola con quello che erano i debiti pregressi. Con uno stock di 950 miliardi, con la prospettiva di parecchi fallimenti, con l'aumento in maniera, diciamo, esponenziale delle procedure concorsuali, che non sono solo il fallimento, ci sono i concordati fiscali, 182 ter e altre, diciamo, soluzioni, lei pensa che in questa fase, su un solco di questo ragionamento, si possa, diciamo, ragionare senza, diciamo, preconcetti per deconsolidare e fare in modo che questo strumento diventi addirittura positivo, perché possa rimettere in piedi aziende che altrimenti andranno al fallimento e, da come si vede nel magazzino, con il fallimento diventano sostanzialmente irrecuperabili, ma invece hanno una prospettiva e di fatto riescono anche a creare nel medio-lungo periodo anche una redditività per lo Stato e per l'Agenzia delle Entrate con le nuove tasse che andranno a creare. Grazie direttore, grazie presidente. Grazie collega. Intervento, ha richiesto di intervenire la collega Moretto. Sì, eccomi. Grazie presidente, ringrazio il direttore per l'approfondita relazione. Io purtroppo devo dire ho sentito a tratti, quindi mi riserverò di fare, diciamo, di dare una letta alla sua nota ed eventualmente, insomma, approfondirla lì. Ritorno quindi su uno specifico problema per avere in parte una conferma. Mi pare di capire che lei, diciamo, che l'Agenzia delle Entrate ha sospeso i controlli automatizzati, seppure non, diciamo, previsti dalla norma, ma sono stati sospesi. Mentre per tutte le rateazioni in corso relative a controlli automatizzati precedenti, la sospensione vale solo nelle zone rosse, cioè ad oggi il quadro normativo dei due decreti in vigore non sospende le altre rateazioni per gli altri territori e per le altre attività di impresa coinvolte dalla crisi. Volevo conferma di questo e quindi dell'eventuale necessità di un intervento normativo per risolvere questa situazione, perché è evidente che in questa momento di difficoltà chi vedesse saltare questa rateazione passerebbe da una sanzione dal 10 al 30%, rendendo ancora più difficile diciamo l'adempimento che pur si era dimostrato di voler fare procedendo ad una rateazione. Quindi se mi conferma che è necessaria una modifica normativa per poter allargare la sospensione anche a questo tipo di rateazioni. Grazie. Grazie collega. Direttore, alle le repliche e si prepara intanto Ungaro. Grazie Presidente, manterrei l'ordine delle richieste per fornire le risposte. Partiamo dall'onorevole Bitonci, che conosce voi questi temi. Allora, per quanto riguarda la sovrapposizione dei termini amministrativi e processuali, l'Agenzia è già intervenuta con due circolari, la 6 e la 8, proprio a commento di quelle norme, aderendo all'auspicata sovrapponibilità, nel senso applicabilità della sospensione normativa prevista per l'emergenza con quella sia dei 90 giorni sia dei 60 giorni, aderendo a una interpretazione anche legata a questa particolare fase, quindi un maggior termine previsto. È evidente che una norma in tal senso potrebbe rafforzare questa interpretazione. Sia si limita a ricostruire i perimetri e comunque era arrivata alla conclusione che lei stesso aveva anticipato. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che si collega anche a quella rivolta dall'onorevole Martino, è evidente che l'Agenzia delle Entrate, in questo caso riferisco come Agenzia Entrate e Riscossione,
perché sono due domande che investono tematiche relative al magazzino, quindi quel carico di ruoli dal 2000 al 2009 che si è accumulato negli anni. È evidente che le scelte sono di questo Parlamento, non sono certamente dell'agenzia. È altresì evidente che tutti i provvedimenti che sono stati adottati negli scorsi anni a favore della platea dei contribuenti per andare incontro a crisi economiche o a difficoltà personali non sono quei periodi paragonabili a un periodo come quest'anno dove le crisi economiche e le difficoltà personali sono vie più acuite da una crisi emergenziale che non ha precedenti nella storia della nostra Repubblica. Detto questo, le scelte di come intervenire non le lasciamo ovviamente a voi, ma dico se allora sono stati adottati per più, in più occasioni provvedimenti a tutela e a sostegno di tipologie di soggetti in difficoltà, quelle difficoltà sono confermate e acuite in una realtà come quella che viviamo tutti i giorni, basta guardare fuori dal nostro paese. E quindi poi la scelta però certamente non sta insieme. Quindi la modalità di come si possa intervenire. Per quanto riguarda l'ultima questione relativa alla chiesa da controlli automatizzati che ha sottoposto l'onorevole Moretto, le confermo e credo di averla esposta, ma sono pronto evidentemente a chiarirlo ulteriormente o la Commissione lo ritenga, un'altra relazione che posso inviarvi nella relazione che vi ho inviato. Sia ha sospeso l'invio di nuove comunicazioni perché evidentemente peraltro mancano anche i dati che i contribuenti a loro volta hanno sospeso. E comunque l'agenzia ha sospeso già da febbraio l'invio di nuove comunicazioni e quindi i contribuenti non sono chiamati a ottemperare a tali atti. Ma manca un provvedimento normativo che consente ai contribuenti di non pagare quegli atti che erano stati inviati prima di questo, ai noi, periodo che ci ha investito il Paese. E per far sì che quei provvedimenti già emessi ed inviati, semmai erano stati consegnati ai service di consegna fino al momento dell'inizio del periodo di emergenza, quindi sono stati poi consegnati in un momento successivo, perché poi era impossibile andare a recuperare. Tutti quei provvedimenti che sono stati emanati precedentemente al perimetro di temporale di emergenza epidemiologica dovrebbero essere, non c'è nessun provvedimento che prevede ancora. E questi provvedimenti, tanto per chiudere il cerchio, sono quelli più simili alle cartelle di pagamento rispetto alle quali vengono ad anticipare poi l'iscrizione al ruolo sostanzialmente rispetto alle carte di pagamento che invece una norma prevede espressamente. Grazie direttore. Grazie. Allora se è presente il collega Gusmeroli, sì, può intervenire. Prego collega Gusmeroli. Mi sentite? Perché io non vi vedo. Mi sentite? Noi la vediamo in orizzontale e la sentiamo. Ah, bene. Va bene. Allora, va bene così. Allora, io volevo chiedere questo al direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'anno scorso, mi sono perso un pezzetto, quindi non vorrei ripetere qualcuno, però, allora, l'anno scorso, lei non era direttore dell'Agenzia delle Entrate e quindi magari se l'è perso, però il sottosegretario Bitonci vice ministro Garavaglia avevano sostanzialmente ottenuto durante l'approvazione del decreto crescita di rinviare proprio per tutte le problematiche relative
ai nuovi indici di affidabilità fiscale di rinviare il versamento degli acconti di imposta, saldi acconti, di giugno e luglio, e avevano ottenuto di spostarli al 30 di settembre. Devo dire che la ragioneria questo spostamento l'aveva stimato pochissimi milioni di euro, ma stiamo parlando a memoria, vado, ma si può andare a vedere la ragioneria, in 1 o 2 milioni di euro, forse poco più, ma stiamo parlando di qualcosa come qualche miliardo di euro di spostamento. Allora, io chiedo, non sarebbe il caso, dando, diciamo, tranquillità in qualche modo alle aziende, che si prevedesse come, diciamo, emendamento al decreto liquidità lo spostamento degli acconti del 16 di giugno, anzi del 20 di giugno e del 20 di luglio a settembre, e magari poi rateizzarli? Cioè, visto che l'anno scorso, in una situazione che non era eccezionale, è vero che era suo collega, ma credo che non sia cambiato, non dipenda da questo, non si possa già oggi prevedere una attività di questo tipo che in qualche modo solleverebbe da tanti crucci le imprese? Poi avrei un sacco di domande, ma capisco che non è che tutto si possa risolvere oggi. Ecco, vorrei, ecco, faccio un inciso, mi chiedo come sia stato possibile generare un pasticcio come quello dal 16 di marzo al 20 di marzo, lo spostamento di 4 giorni, la suddivisione per attività. Ecco, questa roba qui mi sembra una roba che non ha, cioè, dove probabilmente la burocrazia ci ha messo lo zampino. Ecco, magari speriamo in futuro ci sia maggiore attenzione, ecco, a quello che è il bisogno del cittadino, ecco, che è la prima cosa, la semplicità degli interventi. Ecco, perché tutto si può dire tranne che il Cura Italia, il decreto liquidità siano degli interventi, diciamo, poco burocratici e semplici. Ecco, quindi chiudo. Grazie, direttore. Grazie, collega Gusmeroli. L'ultimo intervento e poi le repliche. Collega Giacomoni. È in linea il collega, sì, Giacomoni? Prego. Presidente, mi sente? Sì, la sentiamo. Prego. Grazie, presidente. Grazie, direttore. Ma devo dire che ringrazio il direttore perché l'elenco che ci ha fatto della sospensione di tutti gli adempimenti tributari e fiscali, insomma, lascia abbastanza colpiti, perché la prima cosa che mi viene da dire è che forse deve pensare a cambiare nome all'agenzia. Qui non è più l'agenzia delle entrate, probabilmente è delle uscite, oppure credo sia diventata l'agenzia degli accertamenti. Perché vede, la cosa che più mi ha colpito è stata la fine del suo intervento, quando giustamente ci ha fatto notare che ci sono 8 milioni e mezzo di accertamenti solo per la parte entrate e tutto il resto. Quindi io ho colto queste due cose. Una, la sospensione degli adempimenti tributari dura pochi mesi e sappiamo che a fine maggio finisce la sospensione, quindi da giugno i contribuenti si troveranno a pagare le tasse. Mi preoccupa sapere che da giugno saranno anche sommersi da questa valanga di accertamenti. Quindi le chiederei che lei sappia: il governo sta valutando l'ipotesi A di bloccare l'arrivo di tutti questi accertamenti da qui a fine anno, e soprattutto se il governo sta seriamente valutando l'ipotesi di prolungare la sospensione del pagamento dei tributi
e di tutti gli altri adempimenti almeno a fine anno. Grazie. Grazie collega Giacomoni, prego direttore. Grazie presidente. Allora, sì, sono due domande, se posso consentirmi più rivolta al legislatore che all'agenzia. Comunque, per quanto riguarda il rinvio delle scadenze di giugno e di luglio, vado a memoria anch'io, c'è una questione d'avvocato, evoco i termini. Credo che il rinvio, qui faceva riferimento a Luigi Meloni, e il costo relativo a quel rinvio fosse in effetti verosimilmente di ridotta entità, perché la sua entità era collegata soltanto alla misura degli interessi relativi allo scostamento temporale, ma lo scostamento temporale previsto l'anno scorso a settembre interveniva in un anno in cui mese per mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, tutte le entrate erano state regolarmente sostenute dai contribuenti e incassate dall'erario. Quindi sono diverse le prospettive dei due anni di imposta come paragono tra di loro. Fino adesso sono state sospese mese e mese versamenti di applicazione, come voi ben sapete. Cosa possa avvenire da qui in avanti è una domanda che ovviamente non ha una risposta. Per quanto riguarda le considerazioni fatte sulla semplicità degli interventi, preme rilevare solo un momento di emergenzialità in cui ci siamo trovati tutti, ma anche in questo caso sia il soggetto utente delle norme che applica e cerca dei limiti delle capacità e delle possibilità di chiarirle. Momento emergenziale che ha visto un susseguirsi di norme che in qualche modo inseguono anche il diffondersi di un fenomeno che, ricorderete, all'inizio sembrava circoscritto in 5 4 giorni e poi invece su tutto il territorio nazionale. E da qui è stata ne è seguita la stratificazione della docenza. Se posso permettermi, visto che da qualche anno oltre 20 svolgo la professione d'avvocato, quindi mi confronto perennemente con il complesso sistema normativo tributario, la semplicità a cui si fa riferimento è una semplicità che il legislatore dovrebbe riconquistare, ma rimettendo mano a un sistema che dopo la introduzione degli anni 70 si è andato annualmente stratificando e complicando anno dopo anno, legislazione dopo anno, legislazione, e forse sarà arrivato, e infatti era intenzione, e credo che sia ancora intenzione per quanto consta di questo governo, mettere mano alla riforma di una serie di imposte, proprio anche in considerazione della semplicità perduta in ragione delle stratificazioni che sono avvenute. Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Giacomoni, se mi consente, non comprendo il contenuto, cioè il sorprendersi che l'agenzia delle entrate svolge attività di accertamenti, ovvero che l'agenzia di riscossione svolge attività di verifica di cartelle, credo di aver perso il significato della domanda, nel senso che credo che sia normativamente prevista questa funzione sia di agenzia di entrate sia di agenzia. Mi scusi, grazie, grazie direttore. Continuiamo con l'elenco dei prenotati. Il collega Bignami, se è in collegamento, ha chiesto di intervenire. Non c'è. Collega Osnato. È in collegamento il collega Osnato. È uscito. Collega Colucci. Non c'è. Allora, collega Martinciglio. C'è la collega Martinciglio?
Non c'è. E allora sempre notato il collega Fragomelli, prego. Grazie Presidente. Non ripeto le questioni sollevate anche dai colleghi rispetto all'esigenza di valutare ulteriori sospensioni, rateizzazioni, intervenire quindi in qualche modo per agevolare il tema della liquidità, in particolare del sistema produttivo italiano. Quindi su questo non le pongo la domanda, è un compito del legislatore, è una questione che dovremo sicuramente affrontare. Anch'io però vorrei ringraziarla sul chiarimento del prolungamento dei 2 anni, perché è importante come questione, ci ha dato modo di capire che è impensabile poter procedere in tempi così celeri, altrimenti se non ci fosse questa proroga, in un momento particolarmente critico come questo della pandemia. Però vorrei superare la questione legata all'oggi e provare con lei a fare un altro discorso, chiedere a lei una domanda, e vorrei che fosse anche molto sincero nella risposta rispetto a una funzione che potrebbe avere l'Agenzia delle Entrate in questa fase 2. Noi affrontiamo il decreto liquidità in un momento di avvicinamento a quella tanto auspicata ripresa, quella fase 2, e quindi penso che all'interno di questo provvedimento ci debba essere anche qualcosa che in qualche modo incentivi maggiormente la ripresa. Io vengo da un territorio, lo dico chiaramente, che è la Brianza, la Lombardia, dove ci sono imprenditori che ci chiedono in modo molto netto non solo finanziamenti, ma celerità nelle procedure. Ci chiedono una mano per costruire anche una risposta forte rispetto a quella che potrebbe essere anche una riconversione industriale, piuttosto ad imprenditori che in questo momento stanno pensando ad ampliamento della loro attività, perché proprio per rispettare le nuove misure, che non dureranno pochissimo, di distanza sociale, di distanza dei lavoratori e via dicendo, oggi vogliono investire nella ripresa di questo paese, e noi anche a loro dobbiamo dare una risposta, cioè non solo a quelli che sono in crisi, ma a quelli che già vedono e stanno vedendo la ripartenza. E allora mi viene una domanda fondamentale da porre all'Agenzia delle Entrate, dopo anche qualche difficoltà che altri enti ed agenzie hanno avuto, ad esempio nell'erogazione di risorse o di finanziamenti. L'Agenzia delle Entrate sarebbe in grado quindi di gestire, avendo gestito con infrastrutture tecnologiche complesse, la fatturazione elettronica, la dichiarazione precompilata, sarebbe in grado di gestire, ad esempio, se dovesse il governo decidere insieme al Parlamento, anche una quota di contributi a fondo perduto, di essere lei in primis quell'agenzia del contribuente, quindi non solo, come diceva prima in un'altra versione il collega Giacomoni, un'agenzia delle entrate, ma un'agenzia del contribuente che in un momento particolarmente critico, grazie alla sua infrastruttura, grazie alla sua professionalità, grazie alle skill che ha all'interno, grazie al personale, sia protagonista anche dell'erogazione di fondi, se dovessimo decidere di erogazione di fondi fondi quindi senza contribuzioni a fondo perduto, e quindi diventasse un po' un erogatore, quindi mettesse a sistema questa possibilità, perché noi abbiamo bisogno di un ente, e voi lo siete, e non voglio spendere troppi elogi, però chiaramente che avete affrontato determinate dinamiche complesse, avete la possibilità di avere il dato della maggior parte del sistema produttivo delle aziende italiane, perché avete quasi tutti i dati sulle imprese, vi manca il bonifico, vi manca l'IBAN, ma penso che chiunque voglia fare una domanda, che sia per un contributo a fondo perduto, che sia per un'altra forma di finanziamento, lo metterà nella domanda. Quindi voi siete una grande risorsa da questo punto di vista nella fase della ripresa. Allora la mia domanda è chiara, vuole essere chiara. L'agenzia dell'entrata può essere veramente l'agenzia del contribuente, dell'impresa in questa fase dove abbiamo bisogno di celerità per spingere il più possibile e velocemente la ripresa del nostro sistema produttivo? Grazie collega Fragomelli, non ci sono altri interventi, quindi restituisco la parola al direttore per la replica. Grazie Presidente, grazie onorevole Fragomelli. La risposta secca è ovviamente sì, si tratta in poi non deve tirarsi indietro, né in questa fase né comunque in nessun periodo dove il legislatore attribuisce poteri di compito. Peraltro, vista la domanda dell'onorevole Giacomoni prima, appunto sulla natura dell'Agenzia di Entrate così condizionata dall'attività di accertamento, di verifica dei contribuenti, potrebbe essere un'ulteriore attività nei confronti del territorio e quindi dei cittadini e delle imprese, che potrebbe contribuire a mitigare rapporti non sempre facili tra fisco e cittadini, anche se ogni giorno noi ci impegniamo per
cercare di mantenere un servizio in dialogo aperto. Già adesso l'Agenzia delle Entrate eroga i rimborsi fiscali, non ci sono, bisognerà vedere il contesto normativo a cui si può fare riferimento. Non ci sono quindi limiti operativi per poter erogare contributi nei confronti della platea di 41 milioni di contributi. Quindi siamo pronti laddove il legislatore ritenga di volerci coinvolgere anche in questa fase, rammentando che già una parte attiva, cioè di erogazione, non soltanto di entrata, l'agenzia lo fa dal lato del processo. Grazie direttore, sono terminati gli interventi. Soltanto una piccola richiesta da parte mia, cioè magari se potete inviarci anche qualche dettaglio sul volume delle fatturazioni elettroniche. Lei ben sa che questa commissione si è occupato con una speciale task force di seguire il provvedimento, l'introduzione della fatturazione elettronica, quindi faccio questa richiesta così soprattutto per tenerci aggiornati. Io la ringrazio e la saluto e chiudo la seduta. Grazie a voi. A tutti. Grazie.